Ben ritrovati, miei cari. Oggi parliamo di soldi. Vi interessa l'argomento? Parliamo in particolare di conti in banca e di spese online. Bisogna stare molto attenti a queste cose. Allora, partiamo dal fatto che mi riguarda e su cui vorrei una vostra opinione. Io qualche giorno fa ho fatto un ordinativo, chiamiamolo così. Ho dato un contributo per avere accesso a un sito internet. Ho sottoscritto il contributo di $30 per avere 6 mesi di accesso e partecipare alle varie attività del sito, non importa cosa. Bene, nelle modalità di pagamento ho visto una voce che diceva bonifico SEPA, deve entrarci l'Europa. Comunque, un bonifico bancario. Ho detto molto bene, ora avrò l'IBAN su cui versare i soldi, farò la procedura con il mio conto online. Invece vado a vedere e mi chiede il mio IBAN, il mio codice SWIFT, mi pare si chiami, nome e cognome. Bene, metto i miei dati e invio. La cosa che mi chiedevo è, ma il mio IBAN non serve per dare soldi a me? Perché chiedono il mio IBAN e non mi danno il loro? E come fanno a prendere soldi sapendo solo il mio IBAN? Mistero. Comunque, dopo qualche giorno, vedo che in effetti mi sono stati scalati dal conto una cifra in euro che corrisponde a $30 e con la scritta, se non ricordo male, pagamento preautorizzato UAB. A che ho detto, bene, ora voglio andare alle poste e chiarire come funziona questo meccanismo. Perché chiaramente ho detto, ma se io do il mio IBAN a qualcuno, lui può prendermi i soldi? Il sito era affidabile, però volevo chiarire questa cosa alle poste. Quindi sono andato stamattina a Sesto Fiorentino, davanti all'Esselunga. Sono stato accolto gentilmente. E gli ho fatto presente la questione. Nell'estratto conto l'hanno letto, l'ho detto, mi hanno chiesto qual era la voce che non mi tornava. Ho detto questo qui. Com'è stato fatto questo addebito? Mi hanno detto, questa è la sottoscrizione di un abbonamento. Ho detto, ah, bene. E ho detto, ma io a queste persone ho solo fornito il mio IBAN, nome e cognome. Quindi chiunque, avendo il mio IBAN e il mio nome e cognome, può sottrarmi dei soldi dal conto in banca? E qui è nata una discussione in cui sinceramente non ho avuto molta soddisfazione come cliente per le risposte che ho ricevuto. Perché mi dicevano che, no, ma te comunque... Ah, mi hanno detto che, ma io il mio IBAN mica lo do a giro. No, ascolta, l'IBAN, il codice fiscale, informazioni di questo tipo, la targa della macchina, il tuo nome e cognome, non sono password, cose riservate, sono cose che dai, l'IBAN lo dà il datore di lavoro che ti deve dare, fare la busta paga. È successo anche a me, devo pagare una cifra e la persona mi dice fammi un versamento, ti do il mio IBAN. Non sono cose che uno tiene per sé, non sono cose segrete, capito? Quindi cosa mi stai a dire che io l'IBAN non lo do di qua e di là? L'IBAN è una cosa praticamente pubblica, in un certo senso, e comunque non è che se uno conosce il tuo IBAN tu devi rischiare qualcosa, se non che ti versi dei soldi a te, per appunto. Comunque, mi ha anche detto questa impiegata che se c'è stato comunque la sottoscrizione di questo abbonamento è perché tu eri registrato a quel sito. Allora gli ho detto, bimba bella, ma se, non gli ho detto bimba bella, lo dico a voi, ma se uno si registra a un sito e ci mette il mio IBAN, il mio nome e cognome, che ti ripeto non sono cose così misteriose, quindi la ditta che gestisce quel sito può levarmi dei soldi dal conto in banca? E a quel punto mi ha detto, ma questa sarebbe truffa. E grazie al cavolo, ma voi dovete prevenirle le truffe. Cioè, mi state dicendo che chiunque può levarmi soldi dal conto in banca scrivendo il mio IBAN e facendo un account sulla propria ditta o sulla ditta di un amico che ha sede non so dove, nel Burkina Faso o in qualche posto strano, e mi levano i soldi e poi io dovrei farmi causa?
perché è una truffa? Che cavolo! Non è molto rassicurante come risposta, no? Non per niente. E poi ho anche chiesto se era possibile eliminare questa possibilità. Scusate la ripetizione. Cioè, io posso far sì che dal mio conto non sia possibile avere un addebito dando semplicemente l'IBAN e sottoscrivendo un abbonamento? E anche lì non ho avuto risposte da parte degli impiegati delle poste. Ma è importante come cosa, perché mi sembra che non ci sia sicurezza in questa procedura. Non per niente se devi fare un pagamento online oggi. Cioè, forse molti di voi sono rimasti agli anni 90, inizi anni 2000, quando bastava avere la password e ti dicevano cambialo ogni tanto, falla alfanumerica con caratteri speciali. No ragazzi, un pagamento deve avere almeno una doppia protezione, nel senso, io faccio accedo al banco posta, mi fregano il computer, uno, la password l'ho memorizzata, ci entrano, e però se devo, vedono la mia lista movimenti, se fanno gli affari miei, ma se devono fare un bonifico o versare dei soldi o trasferire dei soldi, chiaramente c'è una seconda sicurezza oltre alla password che è nel mio computer memorizzata, ossia che magari hai un lettore banco posta, ci devi infilare la tua tessera, avere un codice e rimandarglielo. Oppure, per chi di voi ha presente la procedura, ora non ve la sto a descrivere, comunque devi avere fisicamente la tua tesserina banco posta, infilarla nel lettore, scrivere il codice che vedi a schermo, arriva un codice di risposta, glielo rimandi. Allora l'operazione si può concludere. E addirittura nelle prepagate, voi fate il pagamento, non basta il codice, la data di scadenza della carta e il codice a tre cifre che è dietro. Vi arriva un messaggio sul cellulare con un codice di verifica, quello verified by Visa. Perché ragazzi, una carta di credito, basta che ci fai una foto, hai tutti i dati, dai una sbirciatina al codice a tre cifre e puoi fare un ordinativo. Infatti succede che gente fa ordinativi con le carte di credito altrui. Anzi, di recentemente una persona che conosco io, è successo questo, è stata convocata in questura perché qualcuno, una signora, aveva denunciato che qualcuno aveva fatto un acquisto con la sua carta di credito. E nell'ordine, come numero di telefono, aveva messo il numero di telefono di questa persona che conosco io e che è stata convocata in questura. Quindi questa persona che conosco attualmente è denunciata da questa signora. E vorrei dire però, cara questura, ma è chiaro che se uno fa un acquisto truffaldino con la carta di credito di qualcun altro, non mette il suo numero di telefono, ne mette un altro. Cioè, secondo voi, questa persona avrebbe fatto un acquisto falso mettendo il suo numero di telefono? E perché? Numero di telefono che non serviva per una verifica come nel Verified by Visa. Proprio un dato così da mettere per riempire un form. E dici, ma perché proprio il numero di questa persona che conosci te? Cavolo, avrà il suo numero di telefono, ne avrà messo uno a caso. Cioè, le utenze sono decine di milioni e le cifre di un numero telefonico non sono tante, se ne metti uno ci azzecchi su per giù. E poi comunque, boh ragazzi, cioè un numero di telefono, il codice fiscale, l'IBAN, l'indirizzo di casa, non è che se non sono cose, dati sensibili, perché mi ha detto anche questa impiegata che te devi difendere i tuoi dati personali. Ma che difende i dati personali? Ma ripeto, IBAN, codice fiscale, numero di telefono, non sono dati personali. Cioè, i dati personali, sì, sono dati che riguardano me personalmente, ma non sono cose che devo tenere segretate. Te lo spiego per l'ultima volta. Mi hai detto che una persona che fa questo acquisto online, questo abbonamento online, gli dà il suo IBAN, il suo nome, e poi è registrata al sito. Ok, ma dov'è il collegamento tra la persona che si registra al sito con una mail e i dati che tu dici personali come IBAN? Hai capito dove voglio arrivare? Chiunque si può registrare a un sito e poi utilizzare i tuoi dati bancari. Non c'è un collegamento sicuro tra la persona che ha il conto in banca e quella che si registra al sito. Cosa che c'è nel caso di Verified by Visa, per il fatto che possiedi sia la tessera che il telefono. C'è in banca perché tu ti sei registrato al sito andando in banca personalmente e ti hanno dato la tesserina da mettere nel lettore. È una doppia, è un controllo a doppia sicurezza in cui c'è una corrispondenza tra le due cose.
Nel caso di questo abbonamento online non c'è. Ecco, chiudo qui, spero di non aver fatto confusione nella mia esposizione, ma mi sembra un po' strano che ci sia questo metodo di tirare fuori soldi dal tuo conto in banca facendo sti strani abbonamenti. Non ci sia modo di disattivare questa procedura. Se qualcuno di voi lavora alle poste e mi vuole delucidare meglio di come hanno fatto queste persone, per piacere lo faccia. È vero che a volte gli abbonamenti sono cose un po' all'acqua di rose. Ad esempio le grandi compagnie telefoniche, se tu non hai un piano tariffario in cui spendi una cifra fissa, tipo che ti danno i giga, minuti mensili, ma semplicemente tieni la scheda e la vorresti tenere a zero spese, perché dici non faccio telefonate, non mando messaggi, non uso internet, ricevo solo telefonate, guarda un po', loro ogni tanto ti appioppano a tradimento, disonestamente, qualche spesa mensile, perché dicono, ah no, te sei abbonato a questo, a quest'altro, cosa che tu non hai mai fatto, e disdirle a volte è faticoso. Devi andare lì a parlare di persona con qualcuno, e poi magari scoprire che devi negargli l'autorizzazione al trattamento dei tuoi dati, e queste cose qui, insomma, non è semplice. Anche questo lo trovo un po' truffaldino. Quindi direi, in generale, compagnie telefoniche e banche, stiamo attenti a questa sottoscrizione di abbonamenti, facciamoci un po' più di controllo sopra, eh? Ok, comunque il mio abbonamento l'ho fatto volontariamente e quindi non è un problema, però se non fosse stata volontaria la cosa mi sarei arrabbiato molto, e non penso che l'idea di poter fare una denuncia ad uno che sta nel Burundi per e mi ha preso 30 euro sia una cosa così allettante, non credete? Bene, ciao e alla prossima.